Una volta che è restata nell'acqua salata per togliere eventuali insetti, l'ho lavata bene e l'ho fatta tutta a pezzi così. Ecco, magari pezzi più grandi in quattro, pezzi più piccoli in due. Comunque la vedete un po' diversa da quella che si compra normalmente, perché questa è del nostro orto, per cui non è completamente rossa. Ancora le foglioline tenere verdi fuori e dentro vedete che comincia a rossare, ma comunque la mangiamo a questo punto perché è molto più croccante. Adesso farò una semplicissima operazione per asciugarla. Questo tipo di insalata, se la mettete in un contenitore verticale, ecco, comincia a rilasciare tutta l'acqua senza bisogno di doverla, come si dice, girare nel giro insalata, poi così grande non si potrebbe, o comunque mettendola in un panno per far uscire l'acqua. Per cui la metto qui, la lascio qua una mezz'oretta, l'acqua scende tutta, poi la comunque asciugo un attimino dalle ultime goccioline e poi la metto in cottura. Ok, lasciamola lì tranquilla. Allora, l'insalata è scolata, l'acqua è restata nel bicchiere grande, per cui è pronta. Poi usiamo o questo prodotto o un altro, insomma, quello che preferite. Io uso questo, serve per minestre, verdure, è un granulare, non è proprio un dado, però. Poi ci vogliono una decina di foglie di alloro, potete usarle fresche oppure secche, poi quattro spicchi di aglio. E un pezzo di burro. Adesso affetto l'aglio e poi vi faccio vedere come mettere nella pentola il tutto. Il forno l'ho acceso a 180 gradi. Il burro va solo sciolto, mi raccomando, non cotto ma solo sciolto, perché poi lo metteremo sull'insalata. Allora, il burro è pronto. Adesso ho unto leggermente le pareti e il fondo della pentola. E adesso vado a mettere la mia insalata, un po' girata così, un po' cos'ha, facciamo due strati di insalata, ci sta tutta. Ok, a questo punto prendiamo l'insaporitore, giù un bel po', poi mettiamo l'aglio. Il burro così com'è. Tutto così, metà burro, poi mettiamo le foglie di alloro, mettiamo altra insalata sopra, stesso procedimento, facciamo due strati, poi la schiacceremo un pochino, bene. Bene, così per... Ok, e poi ancora mettiamo l'aglio, sparso un po' dappertutto, tutto l'aglio che è restato, perché poi comunque il sapore se ne andrà un po' tutti gli strati di insalata, poi ancora l'insaporitore, mettiamo il restante burro. Le foglie di alloro, bene, è pronta. Adesso si copre, coperchio ben chiusa, e si mette nel forno. Allora, abbiamo usato l'aglio. Ci sono queste saponette, le trovate un po' dappertutto, sono in acciaio. Basta lavare, adesso io uso una mano sola perché ho il cellulare in mano, comunque basta lavare le mani sotto l'acqua così e l'odore di aglio o anche di pepe, come ho già detto in un altro filmato, sparisce, sono comodissime, niente odore, anche senza sapone, così proprio. L'insalata è pronta, eccola qua. Gnam, che buona! Tolgo l'alloro, la metto in un piatto e a tavola, buon appetito! Se vi è piaciuta lasciate un like!